è basata sul petrolio. La grande finanza ormai ruota intorno al barile di petrolio, quindi credo che un importantissimo motivo sia nascondere l'esistenza di possibili alternative al petrolio e basta. Ma in Messico abbiamo avuto una bellissima esperienza. Ci siamo spostati più o meno verso la metà di settembre del 2003. E è stato un viaggio pieno di difficoltà. Nel momento in cui siamo arrivati in Messico, avendo trovato poi delle persone che hanno collaborato con noi, anche tra l'altro una guida molto disponibile, abbiamo iniziato le nostre ricerche. Le abbiamo iniziate e abbiamo iniziato a fare degli spostamenti diurni e poi degli appostamenti notturni. Questo iniziò nei primi giorni, come dicevo, di settembre. Il primo giorno che abbiamo iniziato questo tipo di ricerche, mi sembra che di ricordare bene, fu l'8 settembre o il 9 settembre, e questo durò per 3-4 giorni. Il quarto giorno, che cominciamo a spostarci per queste ricerche, abbiamo avuto la fortuna, nelle tarde ore della serata, e precisamente verso le 10:30, meno un quarto alle 11 di sera, abbiamo avuto il nostro primo contatto con questi corpi di luce. Che cosa si vede nel filmato che avete girato? Sono immagini molto particolari, tuttora ci stiamo dedicando a delle ricerche particolari. Diciamo che nel filmato si possono cogliere tutti gli aspetti di queste forme di luce nella loro particolare struttura. Sembrano proprio di plasma, sembrano di un'energia vivente e autonoma. Siamo riusciti, anche perché poi le riprese tecniche le ho fatte io, siamo riusciti anche a comprendere dalla distanza che ci trovavamo da questi oggetti, da questi corpi, più o meno anche la loro grandezza. Comparì il secondo, poi comparì il terzo. Noi nelle nostre riprese del filmato siamo riusciti contemporaneamente a filmarne tre, ma in realtà in questa valle, che poi siamo rimasti fino alle ore tarde, nelle prime ore del mattino, hanno preso contatto con noi ben sei corpi di luce di questi esseri. È stato molto emozionante. La maggior parte dei casi che studio presentano prove fisiche. Per prima cosa fotografiamo e mettiamo in evidenza queste prove. Quando una persona viene da me pensando di aver avuto qualche incontro con questa entità o di aver visto un UFO e non ricorda più quello che ha fatto per intere ore, la prima cosa che voglio è avere delle prove fisiche di quello che racconta. Questo però non significa che ciò che mi viene detto non sia vero, ma se non ci sono prove non me ne posso occupare per mancanza di tempo, quindi studio solo i casi che presentano prove fisiche del fatto. Come nella foto che state vedendo, lì le prove sono abbastanza evidenti. Quest'uomo mi portò la sua foto durante una conferenza di medicina dove partecipava anche uno dei più famosi medici californiani, il dottor Darrell Diamond. C'erano anche altri medici presenti e tutti rimasero esterrefatti nel vedere i segni sulla schiena di questo individuo. L'uomo tremava come una foglia, terrorizzato da quell'esperienza, e dovemmo cercare di calmarlo e di farlo familiarizzare con questo tipo di fenomeni. Questo è solo uno dei possibili risultati di un contatto tra umani e alieni. Contact. E per questa sera il nostro viaggio alla ricerca dei misteri, o meglio, per cercare di risolverli, si conclude qua. E ringrazio tutti voi per averci seguito e ringrazio i tecnici e tutti coloro che hanno reso possibile questa puntata. Buona serata a tutti.